su uomini e donne della Lega ne inventeranno di ogni tipo. Non mi avrebbe stupito il fatto che il serial killer evaso a Genova fosse un militante della Lega Nord. Qualche calcio in culo a qualche giornalista servo infame cominceremo a tirarlo, perché tanto siamo cattivi lo stesso, quindi diamogli un motivo per dire che siamo cattivi. Uno Stato che si attacca al videopoker è uno Stato fallito. Uno Stato che dà i permessi premio ai serial killer. Adesso, poi dicono che noi della Lega siamo gente strana, ma io vorrei vederlo in faccia quel giudice che al serial killer ha dato il permesso premio. Io proporrei i lavori forzati per chi c'è in galera, non l'indulto, i lavori forzati con la palla di cemento al piede, così si ripagano il costo che la collettività sostiene. Io proporrei a uno Stato normale che chi ha amministrato Roma negli ultimi 10 anni, Rutelli, Veltroni, Alemanno, vengano esiliati su un'isola deserta in mezzo all'Oceano Pacifico, circondata da squali, perché non si può fare una normale cosa. Però sull'immigrazione, i poverini non sono quelli di Lampedusa che vengono disinfettati, i poverini sono i cittadini di Lampedusa e i cittadini di Bergamo che poi vengono derubati da quelli che vengono disinfettati, quindi nessuno li ha invitati, se non si trovano bene pigliano la pacchetta e tornano da dove sono arrivati, non per cattiveria ma perché non ce n'è più per nessuno. I russi hanno il torto, pensate, la Russia ha deciso con coraggio di sospendere tutte le adozioni internazionali con tutti i paesi europei tranne uno, che è l'Italia, perché qua non ci sono i matrimoni gay e i bimbi non vengono adottati da coppie gay, e se la Russia ha scelto così, viva la Russia, perché per quanto mi riguarda i bambini vengono adottati da un uomo e da una donna, punto. Non siamo noi che siamo all'antica, sono loro che sono fuori di testa. Uno Stato che libera i serial killer e chiude le curve degli stadi per un coro è uno Stato dei rimbambiti, è uno Stato che merita di finire in Serie C in prima divisione. Confesso che io domenica sarò a San Siro per il derby, mi metterò, non vado in tribuna ma vado in curva, però mi metto la sciarpa fino a qua, perché se sentono quello che dico degli interisti durante il derby mi arrestano per 8 mesi e buttano la chiave.